Salve, ben ritrovati a Sei in Abruzzo. In questa occasione ci occupiamo di eccellenze, perché noi ne abbiamo tante a livello culturale e artistico nella nostra regione, forse anche non le conosciamo. E allora in questa ora, ora e un quarto di trasmissione, ve la facciamo scoprire e soprattutto ascoltare dal vivo. Il titolo della trasmissione è Nel nome del gatto, e il gatto è il grande Astor Piazzolla, che è nell'anima e nel sangue di questi tre artisti che cominciamo ad ascoltare. Stanno suonando in sottofondo, la nota principale la dà la nostra amica Daniela, ma ci sono anche Simone e Rocco. Vogliamo partire? Thank you.
Mamma mia, che brividi, meritereste un applauso. Peccato che ci sono solo io come spettatore. Sono fortunatissimo. Allora, Daniela Fidanza, Simone Marini, Rocco Ronca, signori, questo è il trio Escolaso. Ma è normale che io abbia dei brividi, mi venga un nodo alla gola ascoltando la Storpiazzolla, Daniela? Sì, e questo è l'effetto che ho avuto anch'io la prima volta che ho ascoltato un CD che Simone mi regalò nel lontano 2005. Gennaio 2005. E in verità è vergognoso per chi insomma ha studiato musica tanti anni e ha passione anche per la danza, il ballo, eccetera, sapere che tutto sommato Storpiazzolla era nel mio mondo conosciuto soltanto per un jingle, sì, il famoso Libertango. Ed invece? E invece io poi, grazie a Simone, ho scoperto questo primo brano che avete ascoltato, che è Meditango. E poi Violentango, che ascolteremo, l'Obbligione. Vabbè, non ti anticipare le sorprese, no, non dico dai, non ci lasciare niente. E devo dire che sì, l'effetto è stato quello, addirittura io rimasi sveglia dopo tanti anni fino all'1:30 ad ascoltare questo CD. E per quanto mi riguarda, visto che non suonavo da 21 anni, ho immaginato, ma che bello sarebbe suonare questa musica, no, poi potrei anche morire. E per fortuna non sono ancora morta, perché sono 7 anni che la suoniamo e poi ho avuto anche la fortuna, grazie a Simone, di conoscere un grande amico che è Rocco Ronca. Tra l'altro, Rocco, stiamo ascoltando musica tua in sottofondo, sì? Sì, è musica che ho registrato ultimamente con, in un CD, con lavoro che... È un mix tra due passioni, quella per l'informatica e quella per la musica. Ed è un CD dedicato interamente ad Astor Piazzolla, che ho suonato con il computer dopo aver fatto tutto un lavoro sulle tracce e con un pianista, Francesco Dario. Non ti dispiacciono le contaminazioni? Assolutamente no. Tra l'altro, uniti dalla passione del tango, ma tutti avete delle provenienze tra virgolette diverse. Daniela, da dove vieni? Dove nasce la tua passione per il pianoforte da piccolina? Com'è? Dalla mia mamma. Dalla tua mamma? Quindi era di famiglia la cosa? Sì, no, lei amava suonare pianoforte, non poté studiarlo dato insomma l'epoca in cui era nata, gli anni 40, e quindi aveva deciso che se avesse avuto una figlia femmina lei avrebbe fatto suonare pianoforte. E in verità abbiamo mediato nei primi anni, perché io amavo invece la danza classica, quindi insomma c'è stato un compromesso: se mi porti a danza io suonerò il pianoforte. Invece poi ho continuato, ovviamente. Ecco, io avevo delle domande pronte, no? Non solo musica, perché hai anche studiato economia e commercio? Sì. Per amore del papà. Non credevi fino in fondo. Ah, quindi hai soddisfatto tutti. Sì, ho accontentato i miei genitori. E non solo musica, perché non la suoni, perché nella tua carriera ti sei spesso affiancata a teatro e danza? Sì. Sì, nel senso che ho avuto la fortuna di incontrare una grande amica che è insegnante di danza, che ha realizzato diversi musical, tra cui anche ha avuto l'opportunità di realizzare Aggiungi un posto a tavola con la gentile concessione di Garinei. E quindi in realtà, lasciando il pianoforte, ho avuto tempo da dedicarmi alla danza, al teatro, alla recitazione, che insomma hanno occupato gran parte della mia vita. E poi 7 anni fa... Hai incontrato Simone, sì. Tra poco parleremo con Simone, ma prima che suonavi, qual era il tuo repertorio? Ah beh, certo, solo musica classica, sì. Fino al diploma, okay. E poi ho chiuso e ho proseguito altri studi. Leggo nella tua biografia un incontro con Ugo Eisenberg. Sì, sì. Ce ne vuoi parlare? Come no? E allora, è stato un incontro cercato al computer, in realtà e avevamo frequentato da poco un corso col maestro Ulisse Spassarella, di cui poi vi parlerà Simone, e cercavo invece un pianista argentino che potesse aiutarmi nell'interpretazione di una musica che non è tutt'altro che semplice. Al di là delle note c'è qualcosa che deve venire fuori e che se non senti, pensavo lui potesse indurre, no, tutta la sua provenienza, la sua Argentina. E devo dire che in parte lui, oltre alle sue competenze musicali, è stata una persona meravigliosa, una persona importantissima, perché mi ha dato molta fiducia. Io non suonavo da tantissimi anni e anche pur avendo la passione per questa musica non mi sentivo all'altezza. E lui mi disse sempre, appena mi conobbe, non faccia di questa musica un hobby. Lei suoni per professione, lei potrà fare questa musica, deve fare questa musica. E poi insomma è nata un'amicizia, una collaborazione, siamo tornati anche diverse volte a Monte San Savino, che è un paese che abbiamo nel cuore. Simone, tu hai contaminato tutti? Penso proprio di sì. Come, dove ti formi?
Ma artisticamente, io... raccontaci un po' brevemente la tua storia. La mia storia, inizio all'età di 4 anni a suonare l'organetto abruzzese. Poi nel 96, grazie al maestro Rocco Ronca... Ti sei incontrato col maestro, sì, qua? Il maestro che supera l'allievo, come? Scherzo, non lo so, questo non sarò io a dirlo. Beh, ho avuto la fortuna di incontrare lui come maestro nel 96 e poi sono arrivato al bandoneon. Tra poco parleremo anche del bandoneon, una battuta. La prima metà del Novecento, un grande tanghista, Tanghero, Gardel, e poi è arrivato... Gardel, poi il grandissimo Piazzolla. Piazzolla? Sì. Sei d'accordo su questa definizione? Poi da Piazzolla non so se è d'accordo anche Daniela, all'inizio non venne preso molto bene, no? E assolutamente no, dal pubblico tanghero in questo caso si può dire, perché ovviamente in quel periodo c'erano le orchestre che scrivevano musica da ballo, quindi musica tradizionale, e Piazzolla ha giustamente un po' stravolto quelli che erano i canoni e ovviamente... e sosteneva e ribadiva che la sua musica era d'ascolto e non da ballo, quindi in quel momento in auge c'era il ballo e quindi inevitabilmente c'è stato questo attrito iniziale. Lui è andato a Parigi, è andato fuori dall'Argentina, quindi ha dovuto ovviamente andare fuori per poter essere apprezzato in qualità di musicista, di compositore, di arrangiatore, e una volta tornato lo diciamo dopo. Lo diciamo tutto insieme. Un'ultima cosa. È roba nostra, Star Piazzolla. Ovvio, Trani, il papà Italia. Era pugliese, se non sbaglio. Sì, Trani. Sì, di Trani. E la mamma? Anche genovese, qualche parente, sì, del nord anche, quindi... E la mamma, te lo dico io, era di Villa Collemandina, in Garfagnana. Detto bene? Hai studiato più di noi. No, assolutamente. Sono molto legato a quella terra, mettiamola così. È tempo di fare qualcosa di violento? Vediamo. A voi. Thank you.
Wow, resto estasiato, se si può dire. Allora, prima di dimenticarlo voglio ringraziare anche chi c'è dietro le camere, Armando e Conny, che stanno facendo delle bellissime inquadratura, così come bravo, ottima la regia di Marco Pediconi. Ma a proposito di presentazioni, questa a te la devo chiedere? Ah, Trio Escolaso? Ah, ecco, bene. Prima della trasmissione mi ha detto, questo lo devi chiedere a me. Sì, certo, perché ho la visione mia, ovviamente personale, no, e perché volevo ringraziare ovviamente il caso, la fortuna, il destino, perché grazie a Rocco che ci ha creduto dall'inizio in questo trio, perché al di là della musica di Piazzolla è nata un'amicizia meravigliosa. Perché Escolaso? Perché comunque ci accomunava un episodio molto particolare, che vuol dire gioco d'azzardo. Ed è un brano di Astor Piazzolla, ovviamente. E abbiamo avuto la fortuna di trascorrere un Natale di gioco nel quale lui ha portato fortuna a me e io ho portato fortuna a loro. Quindi c'è stata questa vincita e da lì è nato questo nome. Siete ancora qui a suonare, quindi non ancora siete scappati in Argentina, meglio. Mettiamola così. Piccola vincita. Ma tu, per la precisione. Tutti d'accordo subito sul nome Escolaso? Sì, sì, sì. Sì, nessuno ha protestato? No, ma noi andiamo molto d'accordo. Anche perché... Allora, anche perché gioco d'azzardo, anche in un altro senso, logicamente. Cioè legare tre strumenti che certo. Normalmente non suonano insieme. Eh sì, parliamo anche con te della fisarmonica, no? Questo strumento particolarissimo che si associa spesso al tango, alle musiche, però ha una sua storia, una sua tradizione questo strumento. Certo, lo strumento che nasce, allora questo prototipo che state vedendo adesso si chiama Bayan, ed è il punto di arrivo di una evoluzione iniziata, cioè che si suole far risalire al 1829 a Vienna, il primo brevetto conosciuto di fisarmonica. Però il principio dell'ancia libera, che è il tipo di ancia che montano le fisarmoniche, fatta di lamelle di acciaio, è un principio che si può far risalire a 4500 anni fa. Addirittura. Con uno strumento cinese, si chiamava lo Sheng, ed è una specie di organo a bocca. E addirittura ci sono delle curiosità, che poi sono state anche verificate, sono stati scoperti dei disegni di Leonardo da Vinci che ipotizzavano strumento a mantice con le ance libere, e hanno costruito un prototipo fatto con sul disegno di Da Vinci. Sì, sul disegno di Leonardo. E addirittura funziona, suona molto più flebile chiaramente di una fisarmonica normale. È andata meglio che l'uccello volante, sì. Con le ali per far sì, ruotare. Sì. Hanno un'esecuzione con questo tipo di strumento nel Salone degli Stemmi di Castelfidardo ed è stato veramente un successo. Senti, ci sono diverse fisarmoniche, no? Voi avete queste fisarmoniche con tutti i bottoncini oppure quelle a tastiera tipo un pianoforte? Diciamo che questa è la vera fisarmonica, cioè la fisarmonica è nata così. Non è falsa. Cioè la fisarmonica è nata così. Poi negli anni 20 i pianisti sulle crociere, visto che la fisarmonica subì una diffusione incredibile, i pianisti sulle crociere, questo sistema è completamente diverso rispetto alla tastiera di un pianoforte. E si fecero adattare gli strumenti, uno strumento che potesse accompagnare sulla sinistra. Diciamo che non ha bisogno di niente, praticamente è una piccola orchestra, può accompagnare sulla sinistra e sulla destra fare canto e anche polifonia. Ecco, la fisarmonica dove si produce? In Italia ci dovremmo essere, perlomeno in passato ricordo, eravamo dei grandi produttori. Siamo ancora dei grandi produttori. Castelfidardo viene fatta. Docet. Sì, viene fatta. Viene accettata come la patria della fisarmonica nel mondo. Però c'è anche un altro posto molto meno conosciuto, ma non meno importante, che è Stradella. I bassi della fisarmonica, questi standard della mano sinistra, si chiamano anche bassi Stradella e sicuramente c'è un perché. Un pezzo di Paolo Conte che si chiama Stradella, fa riferimento, se non ricordo male. Forse. Comunque, sì. Una tradizione straordinaria. Dove la fisarmonica è strumento, tra virgolette, nazionale, mettiamola così, oltre che l'Italia? Chi ha scritto per fisarmonica? Allora, ci sono diverse scuole, anche per la fisarmonica si può parlare di scuole
nazionali. Particolarmente importante è stata la scuola sovietica, dove ancora oggi sono, cioè, grandissimi, assolutamente sì. Però altre scuole importanti, la scuola americana. Poi fra l'altro parlavamo di Astor Piazzolla, che è roba nostra. Il compositore della scuola americana, i fisarmonicisti, Joseph Macerollo, Tito Guidotti, Charles Magnante, erano tutti figli di emigrati italiani che avevano questa passione per questo strumento e lo diffondevano nel mondo. Poi la fisarmonica è uno strumento giovane, è una sua letteratura originale, è arrivata chiaramente da molto tempo. Anche in Italia. Però ascolta una cosa, noi spesso sentiamo dei pezzi classici, che ne so, di Tchaikovsky, di Verdi, eccetera, però sono adattamenti per fisarmonica, c'è, cioè, anche chi ha scritto per fisarmonica. Allora, Verdi, Tchaikovsky, Milod e Shostakovich. Scritto qua, lo sapevo anch'io. Hanno introdotto delle parti per fisarmonica nelle loro opere. Per esempio, Verdi, nel Simon Boccanegra, nella scena della taverna, c'è una parte per fisarmonica che suona sul palcoscenico. E Tchaikovsky nella suite numero 2 in Do maggiore. In Italia, musicisti di pregio come Pozzoli, per esempio, hanno scritto, ricordato soprattutto per il pianoforte, hanno scritto anche dei pezzi che sono diventati poi dei classici della fisarmonica italiana. Senti, io in scaletta, perché sennò facciamo tante ciance, facciamo informazione, certamente è importante che anche conoscere e scoprire, no? Qualcuno si può anche innamorare, come qualcuno che magari ha incontrato un ragazzo che compirà 27 anni tra... 10 novembre, per affrovo, e si innamora di... del libertango, del bandoneon. A proposito, che strumento è quello a fare? Bandoneon. Ah, non è un organetto. È un bandoneon. Ci fate sentire qualcosa? Oppure sì, dopo ne parliamo? Facciamo così? Va bene. Prego, buon divertimento. Thank you.
Grazie Simone, grazie Daniela, ci avete fatto ascoltare. Oblivion. Ecco, parlaci del nuovo tango. Allora, niente, questo nuovo tango, questo tango di Piazzolla, nasce dopo una serie di anni di tango che arriva un po' da questi emigranti, la maggior parte italiani, con la fisarmonica. Arrivano in Argentina e incontrano nuove culture, nuove etnie, anch'essi emigranti. Si ritrovano la sera per stare insieme e nasce questa musica molto particolare, una musica ovviamente dettata da sentimenti ed emozioni inevitabili, quindi nostalgia, lontananza, mancanza degli affetti. E una musica che però ha anche un ritmo particolare che arriva dal candombe, arriva anche dalla banera spagnola. E questa musica ha un'evoluzione, nasce come tango canción, quindi parlavi prima di Gardel, e ha un'evoluzione perché comunque inizia ad accompagnare il ballo, quello che poi sarà, diciamo, principe. Quindi è una musica di accompagnamento. Però dire la verità, a te non spiace assolutamente quanto ti ballano accanto? No, perché io ballo anche, nel senso non sono una professionista, sì. Ma la mia passione per il tango nasce prima dal ballo e poi da un repertorio che ho voluto, nel senso che abbiamo iniziato con Piazzolla, ma ballando il tango con Simone abbiamo un quintetto nel quale Rocco ovviamente, insomma, è un po' dispiaciuto, però noi lo accompagniamo col Trescolaso. È un quintetolo che vendrà, che suona nelle milonghe e suona appunto di accompagnamento per ballerini professionisti. E le milonghe sono? I locali dove si balla il tango. Lo ricordiamo sempre, no? Sì. Anche citando Paolo Conte alle prese con una verde milonga, assolutamente. Certo. 2007 scoppia il tuo amore totale, se non sbaglio, per Devozione. Sì, ho letto sì, una sì, biografia, sì. Quindi è vero, non puoi negare, non puoi mentire. Hai imparato tutto. Ho studiato. Non posso mentire. Sì, nel 2007 appunto. È un'esperienza che hai portato anche sulle navi? Sì, siamo stati con Simone con il quartetto Lo Che Vendrà sulla MSC Splendida nel luglio del 2009 con due amici ballerini argentini che sono Aleandra Rué e Sergio Natario. E da lì poi, ecco, questo gruppo ha avuto la fortuna di andare avanti, anche di aggiungere, abbiamo aggiunto una viola, abbiamo inciso il nostro primo CD a Ballar nel 2010 e abbiamo iniziato ad andare anche nelle milonghe d'Europa, nei festival, quindi siamo stati a Nizza, Sevenzan, Baden-Baden. Avete girato un po' il mondo? No, il mondo no ancora, però purtroppo, però teniamo duro, siamo ancora nell'Europa. Senti, poi c'è stata anche una bella esperienza, quella del 2009, qui a Pescara? Sì, allora abbiamo realizzato nel dicembre del 2009 uno spettacolo 100 anni di tango e al teatro all'Auditorium Flaiano. Ma un'altra bella esperienza è stata nel 2010, l'anno scorso all'Ex Aurum e anche lì con 2011. Sì, e ogni tanto mi perdo gli anni, sono tanti. Assolutamente. Sì. E quest'anno invece abbiamo realizzato in onore appunto per commemorare il ventennale della morte di Astor Piazzolla uno spettacolo in Lucia d'Or e al Teatro Circus il 30 maggio. Vedete che artisti che ci sono venuti a trovare oggi? Che spessore, che bellezza. Parlaci del bandoneon, me l'avevi promesso, ci siamo lasciati in sospeso. Certo. La pronuncia esatta del nome? Bandoneon. Molti lo chiamano bandoneon, bandoneon. Come me. La pronuncia esatta è bandoneon. Benissimo. Il cultore del bandoneon. Io continuerò a sbagliare. Ma nasce nel 1854 in Germania. Si pensa che sia uno strumento argentino. Eh sì. Invece no. Trucco. Sì. Tedesco. Il bandoneon è tedesco. E nasce per suonare musica sacra nelle processioni, sostituendo l'armonium portatile. Cioè loro non avevano né soldi né la capacità di costruire un armonium portatile. Quindi inventarono questo piccolo organo portatile. Se vedete qui ci sono due anellini, sì. Loro mettevano una piccola cordicella e andavano in giro per le processioni. Questo è uno strumento originale degli anni 30. Straordinario. Sì. È difficile da suonare. Mostruosamente difficile. Mostruosamente sì. Difficile. Lo stesso Piazzolla lo affermava, diceva che chi voleva imparare questo strumento era un po' svitato. Però non solamente saperlo suonare, perché notavo anche quando stavi suonando con Daniela che ci vuole molta intensità, quasi. Sì, per me è un'anima. Sembrava un atto d'amore. È un'anima che suona. Ecco, sì. Sembra quasi in trance. Un po' come Rocco quando sono la Il mio psicologo.
Una bellissima emozione, davvero. Grazie. Particolare. Ascoltate, noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, un break pubblicitario, ma vi assicuro che è l'unico, e dopo ancora insieme con il trio Escolaso e Nel nombre del gato, Astor Piazzolla. Fra poco. Eccoci di nuovo insieme al trio Escolaso e Nel nombre del gato. Stiamo parlando di Astor Piazzolla e ci stiamo divertendo tantissimo, stiamo imparando tante cose. Parlavamo di bandoneon. Tra l'altro te sei giovanissimo, però c'è una collezione di premi e riconoscimenti a livello internazionale. Fai collezionista? Parlaci un po' di questa carriera. Studi tantissimo? Ti pesa studiare? No, non pesa studiare, altrimenti non farei questo per mestiere, se così sì, si può dire. E niente, è stato un crescendo. Non cercato, ma è venuto così come... Ho solamente prestato la mia... Abbiamo capito parte. Che è stato bravissimo il maestro che hai avuto, sì. Il maestro Rocco Ronca, sì. Ti ha dato delle buone basi. Assolutamente. Cosa suonavi a quel tempo? La fisarmonica. Sì, ma cosa? Repertorio classico, chiaramente trascrizioni, musica russa e quant'altro. E dopo è scoppiata questa passione. Poi è arrivato il bandoneon. È diventata anche ricerca, da quello che ho capito. Assolutamente, sì. Assolutamente. Perché non ti sei fermato solamente all'interpretazione, ma anche andare oltre, e sullo strumento e sugli artisti, certo. E gli autori. Certo. Assolutamente, c'è stata una ricerca importante sia da parte mia che di Daniela verso il tango tradizionale, perché oggi si conosce Piazzolla come il tango, in realtà esiste tutta la storia prima di Piazzolla, che senza la quale Piazzolla non sarebbe esistito oggi, e lui anche lo diceva sempre, lui era un uomo di tango, però aveva trasformato questa musica, l'aveva evoluta, e quindi... Se io ti dico Misa Tango, cosa mi rispondi? Misa Tango, sorrido perché ho avuto la fortuna di avere come maestro l'interprete originale al bandoneon, che è Ulisse Passarella, grazie al quale ho avuto questo strumento, e niente, la Misa Tango l'ho interpretata poi, anni dopo, con l'orchestra del Conservatorio di Pescara, con l'orchestra del Conservatorio di Pesaro, con la Bochumer Symphoniker della Germania. Hai avuto a fare anche con la Aconcagua? Ah, sì, infatti, Aconcagua con la Bochumer Symphoniker. Quindi, il grande concerto per bandoneon, sì. Orchestra. E allora ci fai sentire qualcosa, vai. Assolutamente. Deliziaci, dai, già che sì. Ci siamo, approfittiamo, no? Thank you.
Bravo il ragazzo Rocco. Stupendo. Ti è mai venuta voglia di prenderti lo strumento? Non lo pronuncio, vedi? Sì, ma non ho la pazienza assolutamente di mettermi a studiare quella tastiera che è incredibile. Una volta siamo messi a guardarla, mi ha fatto vedere come stanno le note. Sembrano buttate lì a caso. Da un musicista folle. Qualche... Cos'è per te Scolasco, il trio Scolasco? Te non l'ho chiesto prima. No, no. In realtà Scolasco, secondo me, anzi per me è un punto di incontro tra il maestro allievo e la maestra. E, sicuramente sono il più giovane, quindi ho da apprendere dai due insegnanti, no? Dai. E quindi è sicuramente un arricchimento sotto ogni punto di vista. Un bagno di umiltà, eh? Mettiamola così, Daniela. A te è venuta mai la curiosità di provare quello strumento? Sì, l'hai certo. Provato? Come no? Sì, sì. Allora, io praticamente in teoria so tutto, perché ho assistito a tutte le lezioni che Simone ha preso dal maestro, tutte, quelle poche, nel senso che a parte i due corsi di perfezionamento che abbiamo frequentato, lui poi ha avuto abbiamo avuto la fortuna di essere ospitati a casa sua per 3 volte, ed è un uomo incredibile, al di là del musicista... È un'anima bella, è una persona che ha sofferto molto in Argentina, è una persona sì, che comunque è venuta in Italia con delle idee ben precise, che immediatamente non sono state accolte. Lui ritiene che questo è uno strumento non solo per il tango, nonostante lui abbia suonato tango già 8 anni nelle orchestre a Buenos Aires. E per lui questo strumento, che nasce per la musica sacra, è adattissimo per suonare Bach, che lui adora. E infatti adesso ha una scuola, perché le aveva proposto questo progetto nei conservatori, ma non è stato accolto lo strumento al pari poi degli altri che sono ovviamente no, figli del conservatorio. E per fortuna adesso io seguo le sue vicissitudini, perché negli ultimi anni ci siamo un po' persi per il nostro lavoro, il suo eccetera, ma ci sentiamo comunque periodicamente. E sono contenta perché lui adesso al centro del bandoneon a Roma è riuscito a mettere su una scuola di bandoneon, ma è una scuola che dura 10 anni, quindi ha proprio un programma decennale come gli strumenti in conservatorio. E io ho ascoltato Bach da lui, anche da Simone ogni tanto, che insomma che ci delizia, e devo dire che è veramente incredibile come uno stesso strumento riesca a tirare fuori 2 anime completamente diverse, no? La musica del 600 e quella invece poi che è stata quella che ha accompagnato insomma i primi anni del 900, il ballo. Questa è una magia. È uno strumento magico, uno strumento che mi affascina moltissimo, ma avendo questa impostazione classica, no? Che le note devono essere tutte in fila, lì sono organizzate in una maniera tale che veramente non c'è ancora nessuno che ci dice per quale motivo un do e un re, che sono praticamente fratelli, stanno vicini in tutte le tastiere, lì sono stati messi a questa distanza. Non so, ci siano pareri che dicono probabilmente la tastiera è cresciuta nel tempo man mano che la letteratura per questo strumento è andata avanti e si è evoluta. E io non lo so, però quello che mi viene fuori è inudibile, cioè nel senso io vorrei improvvisare, ma viene una cosa proprio che non diciamo ha senso, che chi ha una fatto dissonanza, quello strumento una musica era un padre di William Burroughs, mettiamola così. Ascolta. Però hai la fortuna che standoci vicino, no? Certo, te certo. La puoi divertire. Poi abbiamo visto un'interpretazione ora molto intensa. Torniamo sempre al discorso di Astor Piazzolla. Sì. È qualcuno che nel tango alla fine ci ha messo anche degli elementi di jazz. Quindi... Certo, certo. Sì. Eh? Sì, lui ha creato nel tempo vari gruppi. Ha chiamato con sé Jerry Mulligan, ha chiamato Gary Barton, il vibrafonista, e quindi ha suonato al Festival Jazz di... nei festival più importanti d'Europa, al fianco di questi grandi artisti del jazz. E lui è riuscito ad amalgamarsi con loro a tal punto... Quando sei grande, quando sei bravo è facile, è più facile perlomeno. Ma è stata forse anche inevitabile questa contaminazione, perché comunque la sua musica nasce dai nuclei fondanti del tango, ma comunque si evolve attraverso arrangiamenti che prendono dalla musica classica e dalla musica jazz. Bene, quello che è certo è che voi tre non siete degli integralisti, venite dalla classica, lui a Santa Cecilia ha avuto a che fare da quando eri più giovane, quando erano tutti neri, tutti della marmo, mettiamola così. Siete arrivati al tango e stiamo parlando di jazz in questo momento. So che in scaletta, anche perché ecco, ci stiamo avvicinando alla brutta stagione, c'è un inverno. Sì.
Vogliamo... Una delle quattro stagioni di Astor Piazzolla, abbiamo scelto l'Invierno. Una delle quattro stagioni, parlaci un po' velocemente della produzione anche di Astor Piazzolla. Infinita e immensa, nel senso che lui appunto, proprio perché ha avuto tanti gruppi, ha scritto per quartetto, per ottetto, per orchestra, e scegliere dei brani che lo rappresentino adattati a questa formazione che è insolita, come diceva il maestro Ronca, perché due fisarmoniche e un pianoforte, insomma, non è che sia, ma addirittura poi un bandoneon, una fisarmonica, un pianoforte ancora di più. Poi vedrai un altro strumento che il maestro ci tra proporrà. Poco ci divertiremo anche con quell'altra. E quindi cosa, noi abbiamo azzardato questa unione di timbri, no? Un'unione timbrica insolita, devo dire, insomma, forse non stellina. Dico unica, però. Ah, poi lo ricordiamo, maestro, siete tutti quanti insegnate musica o no? Sì, abbiamo degli allievi che tra a tempo libero, lo fate con grande passione se non sbaglio. Certo, sì, anzi, certo. Siamo pronti per quest'inverno? Sì. A voi.
Voilà, Vierno Portento, giusto? Portegno. Portegno, vabbè. Grazie, meno male. 20 anni dalla morte di, se non sbaglio, di Astor Piazzolla. Il 4 luglio del 92. Mamma mia, la professoressa, ci mette tutti in fila. Si vede così tanto. Allora, mentre un altro maestro adesso va a recuperare una sorpresa che... metterà e ci farà conoscere, io chiedo a Simone. Simone, vedo che sei concentratissimo quando suoni. Non ti preoccupare, vedo che sei concentratissimo quando suoni. Devo chiedere aiuto a qualcuno per il microfono del maestro Ronca. Eccolo qui, anche questo è il bello della diretta. Allora, volevo chiedere, ma che emozioni provi quando... Perché sei completamente concentrato, sempre in estasi, non hai facile. Neanche bisogno di... A parole non è facile descrivere quello che si prova. Però è molto particolare, certo. Molto folle. Ma conosci tutte le musiche a memoria? Come funziona? Sì, cerco di imparare tutto a memoria. Tutto a memoria. E dopo diventa naturale? Sì, perché incameri tutto e quindi vai nel tuo mondo e nessuno ti viene a disturbare. Invece la maestra, noi abbiamo detto che ti chiamiamo maestra, segui molto lo spartito, sei molto sì. attenta. Sì. Come mai? Perché non ti fidi di te, del tuo istinto? Forse è proprio questo. Però alla fine il prodotto... No, è anche una questione di impostazione, cioè di studio. In realtà lui comincia a studiare l'organetto e l'organetto ha un apprendimento uditivo. E solitamente lo studio classico del pianoforte avviene attraverso un apprendimento visivo, quindi di lettura e di decodifica di quelli che sono poi i simboli musicali. E non c'è stato il salto, nel senso che io ci sono delle cose che so a memoria, ma come dici tu, non mi fido di me. Anche e soprattutto perché quando suonate Libertango so che avete una naturale predisposizione sì. a andare e per i fatti. La parola lo dice, libera interpretazione. E ci sono i litigi più spontanei e naturali. Sì, sì, sì. In quell'occasione litigate. L'ultima occasione lui si è alzato e se n'è andato. Per cortesia? Ah, vabbè, non diciamo nulla. Ma però... lui ce l'ha questa volta lo spartito. Sì, 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 assolutamente. Mostra lo spartito e quel bigliettino di carta nascosto, imboscatissimo, assolutamente. E, tu ci hai parlato prima del Luciador del Tango, questo spettacolo teatrale, però sì. in precedenza nel 2010 hai fatto anche un CD, no? A Bailar. Sì, il nostro primo CD del quintetto Lo che vendrà si chiama A Bailar, che racchiude... Una selezione di 12 brani tratti dal repertorio tradizionale tanghero, quindi un repertorio esclusivamente da ballo, sia per i milongheri sia per
professionisti del palcoscenico. Quintetto più il cantante, Quintetto. Più Rubén Peloni alla voce, che è un argentino. Wow, che bello. Proveremo anche questo, chissà, può anche capitare che ci veniate a trovare di nuovo, no? A Montesilvano il 19 saremo col quintetto e con dopo Roberto. Ci date anche un po' di date, sì, appuntamenti, perché io penso, spero che molti abbiano apprezzato le vostre esibizioni qui in trasmissione, ma dal vivo vi assicuro che è tutt'altra cosa, tutta un'altra storia, è tutta un'altra emozione. Senta, maestro Ronca, animo irrequieto e ribelle, non l'abbiamo capito tutti quanti, anche se quello che c'ha più peli bianchi di tutti è anche quello più emozionato ed è quello più irrequieto. Certo. Ha avuto esperienze, oltre che con la fisarmonica, con altri strumenti. Quello sì. Precedente era, dopo ci parli di questo. Flauto traverso. Flauto di traverso, che... Ma comunque la fisarmonica è il mio primo strumento. È il primo Poi strumento. Ho fatto un po' un giro per altri strumenti e sono okay. tornato alla fisarmonica. Attualmente l'accompagni questa passione all'accordina? Sì, eccola con una qui. Cosa molto simile alla fisarmonica, che è l'accordina. Questo è uno strumento che è nato in area francese. È uno strumento di una sfortuna totale. Sfortuna? Perché chi l'ha prodotto per primo... ce lo pubblicizzò così male che fallì. È stato proprio abbandonato completamente. Adesso è stato invece adesso è uno strumento che si sta riscoprendo. È stato riscoperto, sì, è particolarmente usato da Galliano. Mitico Richard Galliano. Sì, Richard Galliano. Spero che vi piaccia. Mi piace tantissimo. E chiaramente tutti i fisarmonicisti, come vedete, quello che fa Galliano si accodano. Per cui. Chi produce questo strumento oggi adesso. Ha fatto i soldi. Di solito chi scopre non fa l'invenzione, non fa mai soldi. Di solito chi sviluppa sì. l'invenzione è quello che ci fa business. Questo, è successo anche con l'accordina. Sì, sì, questo è uno strumento particolare nel momento in cui uno lo sta suonando, perché poi il suono viene direttamente influenzato da quello che... uno sente dentro, quindi non puoi mentire. Magari un momento in cui uno sta tirato, emozionato, si sente tale e quale, si sentono le note che vibrano. Scusa, stai mettendo le mani davanti? No, non sto mettendo assolutamente le mani davanti. No. Perché ci regalate insieme a Daniele, ci regalate qualcosa, vero? Sì, un brano di musica sacra che è l'unico di Piazzolla. Questo brano, su questo brano poi hanno scritto le parole dell'Ave Maria. Comunque in origine si chiamava Tanti anni prima. È stato portato al successo da Milva, che ha collaborato con Piazzolla in spettacoli proprio memorabili, ed è di una dolcezza unica. Vogliamo prendere in castagna la maestra? Com'è il titolo in... spagnolo, tante agnas, ante? In realtà no. Il titolo originale non è Ave Maria, sì, ma è tanti anni prima. È come si dice ma in non spagnolo? Ma non in spagnolo. Ah. Lo sapevo. Mucho años antes. Mucho años antes. Sì. Quindi la però quasi detta bene. Però non è stato tradotto, cioè voglio dire, aveva questo titolo? Aveva questo titolo, proprio italiano. Ah, quindi proprio sì, il titolo sì. italiano. Sì, c'è di origine di Piazzolla. Wow, sì, bello. Sì. Ecco un'altra cosa che ci piace conoscere e scoprire. Beh, a questo punto direi che è tempo di ascoltarla anche. Certo. Thank you.
Che dolcezza. L'accordino è il maestro Rocco Ronca, te che lo conosci bene, perlomeno quando suona musicalmente parlando, com'era d'animo? Sereno. Allora, il maestro Ronca va a sistemare l'accordino anche perché ci prepariamo per il gran finale, che magari tutti i puritani appassionati di Astor Piazzolla potrebbero anche criticare, però scusatemi, ma ho cuore quello, è corazon. Stavamo parlando degli impegni, di che cosa state facendo, come vi state organizzando, dove vi si può ascoltare? Allora, per quanto riguarda il gruppo del tango. Tango? Del tango tango, del tango tradizionale, quindi Lo che vendrà, il gruppo che io e Simone abbiamo insieme al maestro Mario Pace al violino, a Giovanni Ciaffarini alla viola, Claudio Marzolo al contrabbasso e Ruben Peloni alla voce, ma abbiamo anche un altro cantante argentino con cui abbiamo collaborato al Castello Arechi di Salerno ed è Daniel Brum, l'abbiamo anche... lo avremo anche qui a Montesilvano il 19 di ottobre. Io e Simone abbiamo conosciuto questo maestro di tango, uno tra i più famosi al mondo, che è Roberto Herrera, e grazie alla sua costanza e alla sua passione e la sua perseveranza siamo riusciti ad organizzare questo grande evento, perché è un maestro molto impegnato, gira il mondo, e quindi ci ha concesso la sua partecipazione a questa milonga che noi avremo appunto grazie a anche gli organizzatori di questa milonga di Montesilvano, che è presso il club La Balera. E quindi 19 ottobre nella formazione completa per quanto riguarda il tango tradizionale. Per quanto riguarda invece il trio Escolaso, il maestro ha una sorpresa e vediamo un po' se riusciamo a portarla a termine. Quindi andare si può fuori anticipare qualcosa oppure la vogliamo tenere in sorpresa per scaramanzia? Sì, partecipare, forse faremo una tournée in Grecia. Wow! Con inizio a Corfù. Benissimo. Allora, io direi che siamo cotti al punto giusto, no? Mettiamola così. Auspico che Simone non decida di andare per i fatti suoi, nel senso di alzarsi, aver recuperato il bigliettino, sì. Non ci sono biglietti. Io direi che è il momento di libertà. Negare, no? Sempre, prima della fine. Assolutamente. Thank you.
Libertango nel trio Escolasso, ce l'abbiamo fatta a portarvi qui a TV6 in Abruzzo. Io non so che dire, vi ringrazio perché mi fa piacere per i nostri telespettatori aver fatto conoscere, scoprire, per chi non vi conoscesse, un'eccellenza della nostra regione. Ok, il trio Escolasso, dei bravissimi artisti che sanno suonare, sanno tangare nel vero senso della parola. Ricordiamo velocemente l'appuntamento qui a Pescara con il quintetto Lo che vendrà, cantante, ballerini Roberto Herrera e Lorena Goldenstein, presso il Club La Balera, 19 ottobre, ore 22 circa. Ci sarai anche tu, Simone, suppongo. Solo col bandoneon. Solo col bandoneon in quella circostanza. Invece una battuta col maestro Ronca, prima di salutarci, è pronto il CD? Qualcosa l'abbiamo sentito in sottofondo. Sì, il CD sta per essere pubblicato. Abbiamo fatto un lavoraccio di messaggio, di più impegnativo che stare qui oggi, no? Sì, sì, molto più impegnativo. Anche oggi ci siamo divertiti. Meno emozionante. E comunque verrà fuori, credo, un bel lavoro. Grazie per averci seguito in questo viaggio con Astor Piazzolla a 20 anni della sua scomparsa. Questo straordinario artista che ci sa muovere le corde del cuore, dell'anima, nel vero senso della parola. Rocco Ronca, Simone Marini, Daniela Fidanza, il trio Escolasso. Buon lavoro, in bocca al lupo, grazie a voi. Buonasera a voi. Sei in Abruzzo, torno la settimana prossima con Sete Orari. Arrivederci.